Il notaresco respinge le dimissioni e Massimo Epifani resta in sella. Un inizio di settimana convulso in casa rossoblù dopo la sconfitta di Vasto Girardi, che ha posto la squadra fuori dalla zona playoff. Una situazione impronosticabile ad inizio torneo, quando il notaresco, per profondità di organico e qualità dei singoli, sembrava poter lottare per un salto di categoria che sarebbe stato storico. Nulla di tutto questo. I problemi della prima parte di campionato, spesso con i rinvii causa Covid, sembravano superati con discreta facilità. Ma dopo il recupero col Castelfidardo di inizio 2022, che sembrava poter dare nuovo slancio alla rincorsa ad una recanatese tutt'altro che trascendentale, il notaresco si è letteralmente piantato. Le sconfitte con Fiuggi, Trastevere e Vasto Girardi e in mezzo il pari senza reti del Savini col Nereto hanno suggerito ad Epifani di rassegnare lunedì pomeriggio le dimissioni. Una decisione maturata evidentemente durante il ritorno dall'Alto Molise e che ha convinto la società a verificare se ci fossero ancora margini per ricucire. Abbiamo cercato di comprendere un po' quali sono le difficoltà oggettive che ci sono in campo e dal gruppo squadre è emerso un'assunzione di responsabilità e non sono emerse crepe nei confronti del tecnico, quindi noi come società, anche per rispetto di tutto quello che ha fatto Massimo per questa società, abbiamo appunto dopo questo confronto deciso di ricontattarlo, richiamarlo, e so che ha parlato col direttore sportivo e che si è lasciato convincere nel tornare, perché comunque ha ricevuto tanti attestati di stima da parte di tutti i giocatori. Decisione arrivata, si legge nel comunicato diramato nella serata di ieri dalla società, dopo una serie di attente valutazioni. Le responsabilità infatti sono da condividere equamente tra tutte le parti in causa, interne alla società e del gruppo squadra, nessuno escluso. Pur comprendendo, continua la nota, la delusione di tutta la comunità di notaresco per la mancanza di risultati che tutti auspicavamo, in primis da parte della proprietà che ha ancora una volta profuso sforzi economici rilevanti, la società chiede a tutti i tifosi l'unione di intenti per il raggiungimento del mantenimento della categoria, obiettivo minimo e ad oggi per niente scontato. Da domani si penserà a fare più punti possibili da qui alla fine, con la consapevolezza comunque di aver fatto meno di quello che ci si aspettava. E per questo chiaramente siamo tutti responsabili e ringraziamo anche l'allenatore, che comunque ha dimostrato, secondo me, ha fatto un grande gesto, ha dato un grosso segnale, secondo me, perché non era scontato metterci la faccia così come ha fatto lui. Da domenica dunque si riparte, stavolta con il Porto d'Ascoli, e per la prima volta il notaresco dovrà guardarsi dietro piuttosto che avanti. Un risultato positivo è assolutamente necessario per cercare di raddrizzare una stagione nella quale la delusione è non avere avuto la forza di stare lassù in alto, visto che un ammazza campionato proprio non c'è. Problemi questi che almeno al momento non possono riguardare un organico costruito per vincere e che adesso invece deve solo uscire da un tunnel nel quale non si aspettava di entrare.